salutiamo i nostri telespettatori con l'imprenditore, il mio carissimo amico Vincenzo Montanelli della VM Agency. Ciao Vincenzo. Grazie Francesco, ciao, grazie per avermi invitato, sono felice di essere presso i tuoi studi, prestigiosi ormai, voglio Grazie. dire, sono un'icona per la città di Palermo. Sei troppo gentile. Con Vincenzo naturalmente ci conosciamo da tantissimi anni, in quanto colleghi imprenditori abbiamo insieme fatto battaglie per riuscire a portare il pane quotidiano, come si dice, Bravo, dentro la propria ma mai impresa. concorrenti, Mai mai concorrenti, anche se concorrenti. molti dicono, voi siete concorrenti, noi abbiamo sempre No, bypassato questo loro concorrenti no. pensare sbagliato, perché è un pensare Che sbagliato, pezzo hai anzi, sbagliato? abbiamo fatto squadra Bravo. e ci siamo presi pure qualche soddisfazione. Bravo. E oggi inviterei appunto Vincenzo a questa, ho il piacere di invitarlo qui presso il nostro studio perché vogliamo parlare ancora di impresa, Sì. perché di impresa oggi si muore, Bravo. non si vive più, si muore di impresa e bisogna avere coraggio a farne altre. Sì. Allora Vincenzo, tu sei un esperto nel campo dell'ideazione, progettazione, organizzazione, internazionalizzazione e comunicazione delle imprese. Sì, Tutte, perché non, tutte. esatto, non c'è una tipologia di impresa che tu promuovi rispetto a un'altra, perché è il lavoro che svolge appunto quello di promuovere e portarla fuori la Sicilia, anche perché in Sicilia non c'è altro, non c'è Brava, niente, c'è il nulla, brava. c'è il vuoto. Voglio dedicarti questa puntata proprio perché tu hai anche delle cose da Sì, raccontarci. Una Sicilia che continua ad andare allo sbando, poche risposte, anzi, forse nessuna risposta per le imprese, si parla di tutto. Forché le imprese che sono il vero motore di ogni mondo, quindi di ogni stato e di ogni regione, in questo caso per la Sicilia. Perché, Vincenzo? Un imprenditore per DNA è ottimista, no? Però è difficile oggi esserlo quando tu ti alzi la mattina e che non ti alzi più con la sveglia, mi anticipi di gran lunga la sveglia quasi tutte le mattine perché i pensieri sono tanti per capire come risolvere i problemi quotidianamente e che non sempre possono essere di facile soluzione. Però dobbiamo anche parlare di qualcosa che può anche andare. Cosa non va lo sappiamo tutti, è un ente pubblico che ormai è allo sbando, dipendenti, funzionari e dirigenti che ormai chiaramente si passano, c'è cioè questo passaggio di consegne quasi repentino e quotidiano, caro Francesco, e che nessuno si assume più la responsabilità perché noi siamo passati da un eccesso all'altro, da un eccesso di fare le cose e di omertà a un eccesso della denuncia, del non assumersi delle responsabilità, di come se oggi curare una pratica, un progetto, un finanziamento fosse quasi un fatto scottante, non è più quasi un fatto dovuto perché si promuovono le imprese, si I fa progetti, si sinergia. promuovono i progetti. Francesca, si fa sinergia. Oggi non è possibile perché devono sempre trovare qualche cosa per cui poi a un certo punto ad un imprenditore trovi anche la possibilità di dire ma forse ho sbagliato, forse non so più come si fa impresa dopo 26 anni di attività. Allora, voglio dire, i vari assessorati dai beni culturali al turismo, dove noi, soprattutto regionale, dove noi siamo con un'esperienza sicuramente maggiore rispetto agli altri, Francesco, c'è un immobilismo totale. C'è un immobilismo totale. Nessuno sa più quello che deve fare, nessuno vuole più toccare le carte. No, no, poi vediamo, poi vediamo. Cioè tu dici che è scattata una sorta di paura verso Sì. l'imprenditore che si presenta Sì. con normalità, con Con quello la che è giusto che sia. Bravo, oggi quello che è Cioè normale, ormai ecco, nel sacco ci siamo tutti dentro, tutti, tutti. perché sono successe delle cose, chiaramente hanno creato malessere, malumore e chiaramente scandalo, ma questo non significa che se c'è uno scandalo che adesso tutto è scandaloso. Bravo, non c'è come i politici, no? Noi, la maggior parte dei nostri politici al governo regionale sicuramente non brillano. Sono Si può pochi, dire sono. che No, fanno non scandalo. brillano. No, è uno scandalo, non brillano. Voglio dire, se c'è qualcuno che vuole brillare, che diventa poi una mosca bianca, nella massa non si vede. Allora, di noi imprese hanno fatto la stessa cosa. Se ci sono state delle imprese colluse, con delle imprese con delle difficoltà, che hanno approfittato di determinati momenti storici, no? Oggi si è creato, si è fatto tutta l'erba un fascio. Subiamo notevolmente questo rallentamento del processo produttivo, ma lo vediamo anche negli uffici comuni, anche al comune di Palermo, attraverso attività produttive. Sono attività improduttive, non sono più attività produttive. Dovrebbero cambiare nome Stamattina sono stato là all'attività e improduttiva. sì, sono attività produttive, sport è l'unico per attività improduttive. Non fanno nulla, non c'è più, guarda, è tutto contro tutti. Non c'è un sistema, ho già chiesto stamattina un elenco di aziende ancora in essere e sono tutte cessate, cessate, cessate. Non è possibile. Allora, come
distretti turistici, che ormai come assessore regionale al turismo chiaramente li ha bloccati. Era una sinergia da fare tra pubblico e privato per promuovere determinati territori. Alla fine ci siamo trovati tutti bloccati là con dei carrozzoni insieme agli altri già creati, bloccati senza nessun, ma nessuno propone delle soluzioni. Quindi non si cessa solo per il problema della crisi economica, si cessa pure per l'indifferenza della burocrazia, per chi sta dietro quella scrivania non dà le risposte quando devono essere date. Si rallenta perché se tu hai presentato la tua istanza di rendicontazione con i documenti dovuti, quindi DURC e quant'altro, loro ti danno risposta quando questo DURC è già scaduto e devi ricominciare da zero. Non solo, Francesco, ma ti dico pure una cosa, che questa rendicontazione che va avanti, che per esempio l'ufficio della cultura del Comune di Palermo gli eventi fatti a Natale, bene, ad oggi non ti sanno risposta, non hanno liquidato una sola pratica da 2 mesi e mezzo, avendo tutte le carte in regola. Tu vai là e diventi un fastidio, tu imprenditore che hai anticipato i soldi, oggi forse non sei riuscito più ad anticipare i soldi, ma anticipi la dignità e il rispetto nei confronti di chi lavora, oggi diventi un fastidio, diventi quasi un peso. E perdi credibilità nei confronti di chi sta. No, sulla credibilità ormai ti devo dire, Francesco, ci conosciamo da anni, tu adesso sei quasi vicino ai 48 anni, io sono quasi un tuo coetaneo. Scusa questa cosa. Sono il tuo coetaneo, quindi facciamo gli auguri a Francesco quando possiamo farli. E oggi sulla credibilità ormai ce la siamo messa sotto i piedi. Purtroppo gli enti non pagano, pagano malissimo, non rispettano per niente 30 giorni dei pagamenti previsti così come dalla finanziaria, e noi siamo costretti quotidianamente ad incorrere, a pregare i fornitori di attendere. Gente che ha lavorato non può attendere, la gente che ha lavorato deve essere pagata, e non possiamo sempre essere noi gli imprenditori presi di mira, perché poi non diventiamo più credibili, perché se fai un'azione legale nei confronti del Comune di Palermo, nei confronti della Regione, tanto comunque nessuno si assume responsabilità e lascia il tempo che trova, o nei confronti della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, lavori per diversi mesi, non abbiamo avviato il lavoro delle determinate persone, ragazzi che si sono occupati dei servizi di accoglienza, dopo 7-8 mesi non ti pagano, chiaramente poi cambia, non c'è più lo sovrintendente, cambia il commissario straordinario, aspetti i pagamenti, dopo 5-6 mesi non sei più credibile, fai un decreto ingiuntivo. Ti rispondono che era illegale il suo servizio all'interno e i pagamenti fatemi capire. Sì. Allora, tu hai svolto un'attività, quindi un servizio per conto della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, nel periodo quale? L'ultimo periodo andava da gennaio a giugno del 2012. Quindi con la sovrintendenza di Ester Bonafede? Sì, assolutamente. Sì. Tu svolgi la tua attività, quindi paghi i tuoi collaboratori, ove possibile, pagare. Finisci la tua attività, quindi stai 6 mesi a lavorare, ti guardano tutti, ti conoscono tutti, sì, mi conosco, quindi tutti dipendenti, con degli incarichi, con degli anche incarichi. La stessa sovrintendenza, sì, no? Sì, lei ti vede a lavorare, sì, con un incarico scritto e firmato, sì, certo, e poi dicono che sei illegale o abusivo. Abusivo. Mi state risposto al decreto aggiuntivo, no, non lo paghiamo perché lei era abusiva. Ma vuol dire che c'avevi un negozio dentro la fondazione? E quindi per 6 mesi io con 8 persone siamo tutti abusivi, quindi ci vedono lì lavorare. Però sbigliettavo, facciamo accoglienza al Teatro Politeama con gli abbonati, però noi diventavamo abusivi, quindi noi siamo, scusa, abusivi. Questo diciamo, richiamo a darti dell'abusivo è arrivato per via cartacea, è stato detto verbale, da chi? Sempre da sovrintendente? No, sovrintendente attuale, diciamo chi svolge le facente funzioni attuali. Oggi? Dire. Sì, oggi. Quindi in questo caso il commissario. Commissario straordinario che è Silvia. Gianni Silvia che ti scrive che tu allora. Mi scrive per gli uffici di competenza con gli avvocati. Mi dice che noi in quel periodo noi eravamo abusivi nell'attività del nostro. Nel prestare il nostro servizio. Tu hai fatto vedere le carte al commissario, no? Assolutamente sì. Per via legale ormai, giusto? Certo, ma per via legale sì. Abbiamo fatto le visite guidate, abbiamo fatto il servizio accoglienza e quindi siamo stati là ogni venerdì e sabato eravamo lì. E quindi poi, vedi, ma guarda, mi ricordo pure io una volta mi ha bloccato perché ero senza biglietto, mi ha bloccato lui e non mi sembrava abusivo, era in giacca e cravatta, impeccabile come sempre. Mi ha bloccato e mi ha detto: Francesco, se non hai il biglietto mi spiace, con tutta l'amicizia io non posso farti entrare. Io gli ho detto: guarda, oggi sono di giornalista e stavo lavorando e sono entrato lo stesso, però posso testimoniare l'effetto che tu lavoravi lì seriamente. Francesco, questo è il problema, tu svolgi un servizio per il Comune di Palermo, per la Regione, per la Fondazione, e poi non è che non ti riconosco, il problema è che mi dicono gli avvocati: vabbè, non si preoccupi, signor Montanelli, i soldi li prenderemo, il problema è sta a vedere quando. Allora è difficile fare impresa in questo contesto, perché poi chi ti ha creduto, chi ti ha dato fiducia, a un certo punto stenta a dartene ancora.
ancora. Allora, dove sta lo sviluppo dell'impresa quando poi a un certo punto non viene più supportato da chi dovrebbe darti la possibilità di continuare a lavorare? E a questo punto diventa difficile poter creare ancora. Allora, sei un bivio, o vai all'estero e lasci perdere tutto il resto, perché poi alla fine, dopo 26 anni di esperienza, non puoi mollare. O d'altro punto devi combattere, combattere, combattere. E combattiamo sì, però sicuramente da soli non si può fare. O il sistema cambia, o diversamente purtroppo ci troveremo qua un paio d'anni a non fare più impresa ed essere avviliti da imprenditori probabilmente del nord. O potremmo essere una società di servizi, potremmo essere una città di servizi, una regione di servizi, con i beni culturali, sfruttare il turismo, ma noi facciamo chiacchiere, 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 chiacchiere. Allora, noi vogliamo capire, insomma, c'è una legge che parla chiaro, si chiama legge sulla trasparenza, che è messa in finanziaria, insomma, utilizzata da tutti, ma forse in Sicilia non si prende atto che bisogna dare risposte certe, bisogna dare risposte entro i 60 giorni, non entro i 30 come dicevi tu, ma se entro i 60 giorni addirittura deve arrivare il pagamento, e se non arriva perché ci sono grave inadempienze da parte dell'imprenditore quando presenta la pratica. Ma siccome queste pratiche vengono aperte quando c'è tempo e vengono messe da parte fino a quando il funzionario, il dirigente ha voglia di aprirle e cominciarle a esaminare, nel momento in cui si esaminano queste pratiche sono già superati non 60 giorni, forse 90, forse 120 giorni, forse quei documenti presentati già diventano scaduti e bisogna ripresentarli, e significa cane che si vuole. No, ma poi se dico anche una cosa, quello che dici tu è corretto, ma c'è anche dell'altro. Tu sai benissimo che oggi per effetto della legge della trasparenza e sul decreto del FAR articolo 31 del 28 agosto 2013, oggi la richiesta dei vari adempimenti amministrativi di una società facente che vanta decreti della pubblica amministrazione, le varie certificazioni li chiede direttamente all'ente pubblico. Con i tempi che ci vogliono per chiedere, perché tu dici vai verso il Comune di Palermo, attività all'ufficio della cultura, gli dici Vincenzo lei... sei arrabbiato con l'attività produttiva del Comune di Palermo? No, è l'ufficio della cultura del Comune di Palermo, sono arrabbiato con l'assessore regionale ai beni culturali della regione, ma le ragioni in genere, Francesco, non c'è un assessorato che va meglio, un assessorato che va peggio, c'è un sistema che si è incancrenito, si è arrugginito, è diventato un sistema che non crea più sviluppo. Cioè noi rischiamo che fra di noi ci facciamo la guerra, quando fuori chiaramente invece c'è un'indifferenza più totale. Cioè la gente veramente va al suicidio. Io leggo tutti i giorni, voglio dire che è una cosa dannosissima, la gente si uccide per 2000 euro perché non riesce a pagare il debito di 2000 euro. Per chi ha quella dignità da difendere. E poi quando c'è qualcuno, qualche nostro amministratore regionale che va nelle emittenti televisive nazionali e va a dichiarare che va a prendere 5.500 euro, che è poco rispetto a quanto prendeva un assessore regionale precedente, rispetto ai 17.000 euro. Ma di cosa stiamo parlando? Francesco, qua voglio dire, non è tanto dell'importo che uno prende, perché è giusto se uno lavora prendere anche degli importi perché gli vengono riconosciuti, ma è come impieghi il tempo, voglio dire, per quello che prendi in un mese di lavoro, per rendere produttivo un assessorato alla famiglia, per rendere produttivo, perché parliamo dell'assessore Bonafede, bisogna capire anche gli altri assessori che cosa stanno facendo. Un assessore al turismo, un assessore al turismo che forse non sa manco dove si trova Cefalù, perché mi giunge la notizia che è così, che non sa manco che cosa sono i siti turistici di presenti distribuiti in Sicilia e quanti sono, fa l'assessore regionale al turismo o un assessore regionale alle attività produttive che viene fuori dai corridoi della Confindustria. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Sono dei tecnici che da dove li abbiamo presi? Qual è il curriculum di queste persone? Ecco perché non può andare avanti. Francesco, non però può tu non avanti. C'hai un'associazione di categoria, o c'è voglia di confartigianato, lo sai tu, vicino. No, non c'è un'associazione di categoria. Anche perché non fanno niente nessuno di questi. No, che devono fare, Francesco? No, non fanno niente perché forse non hanno ancora la capacità di fare qualcosa. Fanno discussioni, guarda, spesso si vedono, parliamo, facciamo riunioni, incontri, tavoli di servizio, ma alla fine di cosa stiamo parlando? Quando non ci sono delle linee direttive politiche sullo sviluppo dell'industrializzazione o sullo sviluppo dell'internazionalizzazione, quando manca proprio le indicazioni di massima, di cosa vogliamo parlare, Francesco? Non ci sono assessori regionali all'altezza di svolgere un compito per cui si è preposti. Non possiamo parlare di nulla. Allora, noi siamo qui, parliamo di questa cosa e denunciamo l'immobilismo degli assessori regionali della Regione Sicilia, che è difficile. Oggi è difficile amministrare una regione come la Sicilia per tantissimi motivi legati al motivo di sviluppo, motivi legati alla mafia, motivi legati chiaramente ad uno sviluppo che non ti vieta. È difficile.
perché è vero, è difficile, però non ci mettete ragazzi, non ci mettete dei tecnici sprovveduti a fare gli assessori regionali, cioè non prendete chi fa l'architetto a fare l'assessore regionale alla famiglia, no? Non prendete chiaramente chi faceva la segretaria di Crocetto oggi fa assessore regionale al turismo. O un'altra persona, voglio dire, alla formazione, ma ce n'è per tutti. Allora non funziona, ecco perché il sistema non funziona, Francesco. Bisogna essere persone qualificate che devono conoscere il sistema e devono essere proprio gente che va a lavorare in mezzo alle strade. Tu non lo puoi avvicinare a un assessore del genere. Se tu vai a un assessore regionale che lo vedi per strada, non ci puoi parlare, non ci puoi parlare, perché diventa è come se fosse un sistema a sé. Non lo paghiamo noi. Quindi deve dare contare, deve scendere in mezzo alla gente, deve parlare con la gente, non si possono sincerare dietro questo meccanismo di allontanamento, o perché di ci distacco. Sono le distacco, perché ci sono le scorte, perché ci sono le autobus che corrono ad alta velocità, tu prendi un appuntamento, non so se trovi l'assessore, ma forse trovi un familiare che ti accoglie, o forse qualche capo di gabinetto, che non so da dove viene anche il capo di gabinetto. Senza riconoscimento ufficiale, quindi tutte queste cose, Francesco, da dove vengo? Un filtro per parlare per l'assessore regionale del turismo, per parlare con questa signora Stancheris, dottoressa Stancheris, che aveva dei grandi titoli, per carità, ma che cosa sa della nostra Sicilia? Ma però ha portato i consulenti da Bergamo. Ha capito, ha ragione. Hanno fatto un tavolo, sì, con tutta l'associazione, un tavolo tecnico con tutte le associazioni culturali. Io non ho mai visto, Francesco, un nostro, scusa, perdono se ti interrompo, non ho mai, ma fammi sfogare in questi pochi minuti, e tu mi capisci quanto, io non ho mai visto un nostro esperto siciliano fare il consulente presso gli assessorati regionali delle altre città d'Italia. Però gli consulenti delle altre città d'Italia li portiamo in Sicilia, perché l'importante è che abbiano un accento che non sia siciliano, e loro sono sicuramente più bravi di noi. Esatto. Questo è un sistema che non fu, io ai nostri figli, Francesco, non glielo posso dire, è un sistema di sottocultura. Aveva ragione l'assessore, oggi il nostro cantautore Franco Battiato, quando diceva che la politica, i politici siciliani sono politici del sottosuolo. Ma non sbaglia, non ha sbagliato, è la verità. È la verità. Quindi l'assessore cantante, secondo te, sarebbe stata, diciamo, un'alternativa migliore rispetto alla Stancheris in questo momento? Ma sicuramente, forse uno che conosce la storia, dico, forse sarebbe stato un buon direttore artistico, un buon tecnico musicale, non proprio l'assessore, perché ci vuole anche conoscenza politica, arte della mediazione, arte della retorica, perché la politica è arte della retorica, arte della mediazione. Forse sicuramente sarebbe stato chiaramente un buon consulente artistico. Crocetto si sarebbe trovato accanto non un nemico, ma un buon amico, invece lo ha lanciato lì, fai l'assessore. Ma non, tu dico, ti stai limitando a dire questa cosa che riguarda sempre la stessa presidenza, quindi lo stesso Crocetto che lascia Battiato per prendere Stancheris, perché Battiato non era disponibile, aveva poco tempo, però si arriva al punto di rimpiangere cosa c'era 10 anni fa in Sicilia, purtroppo. 10 anni fa, Francesco, noi purtroppo abbiamo 2 legislature consecutive di 2 presidenti della regione. Voglio dire, 10 anni fa no, c'era anche un terzo presidente della regione, perché Lombardo prima di Crocetto ne ha fatti almeno appena 1,5, 5 sono 6, quindi io ti parlo ai tempi del presidente Cuffaro. Però sia Cuffaro che Lombardo, hai ragione tu, con l'era Cuffaro sicuramente abbiamo avuto tante situazioni, ma c'era anche il POR diverso, c'era il POR 2000-2006 diverso, c'era una persona. I soldi si spendevano perché uscivano le gare d'appalto. Oggi non scopre più le gare d'appalto della Regione Sicilia, oggi c'è un mercato elettronico, si chiama mercato elettronico della pubblica amministrazione. È un mercato elettronico, Francesco, che è chiuso, è assolutamente, voglio dire, è proprio elettronico, cioè non proprio elettronico, non ci sono più riferimenti di gara. Noi vediamo gare che si aggiudicano al 50%. Di ribasso. Ieri, nel caso specifico, su un progetto Italia-Tunisia, una gara ad Agrigento, noi abbiamo partecipato, se l'ha giudicata una società di Roma al 50% di ribasso. E poi ti risulta che l'azienda romana subappalta quella siciliana per recuperare 100%, per recuperare, quindi poi stringe e tira ricinghia alle società palermitane, che noi poi ci mettiamo come zerbino perché non siamo capaci di fare sistema, Francesco. Noi non siamo capaci, le imprese siciliane, gli imprenditori siciliani, non siamo capaci di fare sistema, non siamo capaci di metterci insieme per combattere e fare una grossa struttura, dove in Sicilia veramente chi mette piede in Sicilia dovrebbe sentirsi coccolato e attratto e coperto da una struttura che sia in grado di garantire
garantire tanti servizi. No, noi siamo tante micro società, tante micro entità distribuite in un territorio già frastragliato di per sé, perché le autostrade ce lo dimostrano, vedi una Palermo Agrigento che chiaramente è terribile. Siamo capaci di fare tante altre micro società che poi vivono nel nulla, anziché metterci insieme e farne due o tre grosse, un consorzio importante, per cui gli eventi, le comunicazioni, le attività vengono proprio fatte con fuori. No, noi non siamo bravi così. Allora una gara del 50% significa che paghi male i fornitori, paghi male i produttori, quindi è un sistema che non funziona. Che diventa marcio. E diventa marcio. Quindi diciamo, ritorniamo all'età dei 10 anni della gestione di Cuffaro. Cuffaro sicuramente c'è stato Lombardo. Due presidenti beccati da un sistema, chiaramente condannati dalla magistratura per fatti illeciti. Poi chi aveva la sua responsabilità, chi non l'aveva, questo è da vedersi. Ma la magistratura ha fatto il suo corso. E il problema è, in questi 10 anni che cosa abbiamo avuto? Due sistemi di POR, per 2006-2013, adesso c'è il 2014-2020. Piano operativo nazionale. Con tanti miliardi da buttare. Tanti miliardi da spendere. A disposizione. A disposizione. Non aspetta di spendere un problema. E il problema, Francesco, sta proprio lì. Per cui se gli assessorati regionali di competenza non fanno i progetti, non pubblicano le gare. Okay. I bandi, non pubblicano i bandi, le società non possono partecipare, anche perché poi mettono tanti dei vincoli in questa partecipazione ai bandi che non sono ditta siciliana. Voglio dire, vogliamo andare a vedere gli appalti aggiudicati, le gare e poi aggiudicati dall'assessore regionale da produttivi di 2 anni fa, gare per 2.230.000 euro aggiudicati da ATI componenti con le società non siciliane. Ma perché c'è un grande vincolo, che è un requisito che devono avere le imprese quando si fa un bando, diciamo, europeo o un PORG, deve avere quel requisito che è diciamo, il fatturato inerente a quel tipo di attività, deve avere uno storico su quel tipo di bando. Ma se non lo inizi mai, non l'avrai mai questo storico. Quindi se non l'avrai mai, un'azienda non parteciperai. Mai, perché un bando di 2 milioni di euro nessuna società in Sicilia è capace di farlo, sulla gestione, organizzazione. Ma se non fai un bando, quando ti chiedono il requisito, devi avere maturato 3 anni di esperienza su quel settore pubblico, ma se non inizi e non lo fai per una prima volta, non lo farai mai. Quindi quell'azienda che l'ha vinto una volta 20 anni fa solo continuerà ad aggiudicare, e noi resteremo sempre fuori. Ti dico una cosa, il bando al Teatro Massimo, il bando del servizio accoglienza al Teatro Massimo di Palermo un paio di mesi fa, forse prima di Natale. Alcune mie persone fidate mi chiamano e dicono: sai Vincenzo, c'è questo bando, leggo il bando, uno dei requisiti fondamentali, bando di 500.000 euro per i prossimi 3 anni, uno dei requisiti fondamentali è aver svolto per lo stesso importo in un unico anno lo stesso servizio. Francesco, potevano dire si ripresenti la stessa azienda che lo gestiva l'anno precedente e abbiamo chiuso, ci manca solo il nome, cioè, ma come si fa? No. Quindi voglio dire, allora, però qui facciamo un giro di boa. Posso dire una cosa, Vincenzo, per chi partecipa, quello magari non è un bando dove molte aziende possono partecipare, ma quelle che possono partecipare possono fare un esposto alla procura, perché è chiaro che è un requisito condizionato, cioè ci manca il nome e cognome, o il cappello o il gruppo sanguigno, si sa pure chi. Guarda, facciamo un giro di boa, dobbiamo parlare di cose che non vanno, parliamo di cose che... Parliamo di tutte le cose belle che ci sono. Bravo, adesso parliamo delle cose belle. Allora, se andate all'estero, trovate all'estero non torno più. Se andate all'estero, trovate tutte le agevolazioni possibili per noi imprenditori. Sgravio fiscale, terribile. In Tunisia ti danno il terreno a 1 euro. Non solo in Tunisia. In Polonia pure. Non solo in Tunisia. In Italia no, però. No, in Italia può stare. Quindi parliamo di cose belle all'estero. Vabbè, per esempio, se in Italia ci fosse un sistema sui beni confiscati alla mafia, se fosse più elevato, più attento, più solerte, i beni confiscati alla mafia, noi imprese e imprenditori che vogliamo anche investire, potremmo anche essere produttivi in questo settore. Ma ce lo chiedo, guarda, ti faccio una confidenza, che stamattina dicevo allo sportello di attività produttiva, mi guardavano con gli occhi spalancati. Sai Francesco, io faccio, cerco di fare l'imprenditore a 46 anni sugli eventi, insomma faccio battesimi, crisi, prima comunione, funerali, di tutto. Com'è che non ti organizzi anche con altre cose? Cioè, non so, ci sto provando.
cioccolato. Confetti, faccio confetti, confetture. A un certo punto ho detto, guarda, io realizzazione ho manifestazione scioperi o corsi. Sciopero organizzato. Francesco, tu devi sapere che io... Scusa, sono tanti. Un anno e mezzo fa, poi ti giro le mail, un anno e mezzo fa io ho chiesto al sindaco Orlando e all'assessore Balzi di prendere in gestione i bagni pubblici della città di Palermo. Chiaro? Io ho detto, ho fatto un'email, l'ho spedita due volte e ho detto, gentili signori, io sono imprenditore, mi chiamo così, 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 faccio questo lavoro. Siccome giriamo molte città europee, comprese in Italia, e sarebbe cosa opportuna che quando un turista arriva a Palermo abbia dei servizi, non è che deve entrare sempre nei bar e consumare forse un caffè, oppure arrivi nei bar e trovi il bagno guasto, no? Oppure il bagno e la chiave chiedere alla cassa, vai alla cassa e dice l'ha consumato, no, il bagno è guasto, ma ci sta. Ora, se noi abbiamo dei bagni pubblici in città, i giardini come il giardino inglese... Che stanno facendo i vermi. Compresi, io ho chiesto all'assessore Barbera, ho detto, assessore, io voglio prendere in gestione i bagni. Lei non deve spendere una lira, un euro. Ho detto, io li investo, li ristrutturo, metto delle persone a lavorare e facciamo 50 euro, 50 centesimi a volta per ogni persona che lo utilizza. E ci sono delle persone dalle 7.30 alle 20.30 disposti a fare il servizio a mantenere i bagni puliti in tutta la città. Lui ha fatto una statistica su questo. Sì, ho fatto la scuola di quante volte uno va in bagno. Scherzo, senza fare la statistica, quante volte si può fare la pipì durante anche gli atti non più solo, grandi. Ma avendo anche bambini, mi rendo conto che quando vai in una villa, come il giardino inglese, Villa Trabbia. Ma in Sicilia si usa che passiamo tanti sì, bambini. Però, capito, cioè, la villa Trabbia diventa un Vespasiano, cioè un giardino bellissimo, oppure il Politeama ci sono. Se non ti hanno risposto nessuno? No, nessuno. Sono andato io che poi ho chiesto all'assessore Barberi di potermi ricevere. I bagni sono di proprietà di chi? No, sai che mi disse? No, dobbiamo fare un bando. Ma come un bando? No, perché bisogna fare un bando. E ci vorranno un paio d'anni. Noi siamo già cresciuti. Se dovete fare pipì dalle parti di Politeama, insomma, aspettate fra 2-3 anni esce un bando che faremo fare a Rito, c'è una mia mail ancora svolta al sindaco, dico, guardi, lei non deve spendere un euro, io ho fatto anche il progettino di cosa vorrei fare, perché vuoi fare anche i pannelli solari per risparmiare energetico, quindi la produzione di energia elettrica attraverso i pannelli solari che alimentano, che illuminano chiaramente i servizi. Potevo fare un angolo della nurseria avendo bambini, cioè, piccoli. Un ragazzo vuole spendere soldi, non glieli fanno fare, però devi spendere all'estero. Però chi è l'assessorato competente, diciamo, al piscio? Ah, babbo, si capisce, ma perché ha voluto dire uno soldi? Ha tu parlato direttamente al sindaco? Io per esempio i cantieri culturali sono di Gebron. No, noi siamo ognuno c'ha la casa, poi se c'ha la casa che c'ha, dobbiamo vedere io, perché se parli col sindaco io... I domini di chi sono che si esplodono sempre? I domini della città di Palermo. L'altro giorno io ero con Paolo, il mio collaboratore, il mio tecnico, eravamo a fare un giro, insomma, tutto un tratto quattro gocce d'acqua ed è esploso un tombino, l'abbiamo ripreso, volevamo sapere chi era l'assessore dei tombini. Nessuno si capiva niente. Non si sa, perché volevamo fare un bando per far sì che i tombini non scoppiassero più. Mai. Allora, tu devi sapere una cosa, guarda, una cosa che poi è divertente. Io credo che andando in giro in bicicletta, perché poi spazio la bicicletta, perché ormai ho deciso di andare in bicicletta. Male, ancora... dovresti inquinare, dovresti fare. No. Tu non sei adeguato a questa città, a questa regione. Ma non mi vuole, non me ne volevo dire ancora. Ci sono ancora le macchine, quelle che buttano gas. Esatto, come i filtri vanno cambiati quando c'è. Tanto sai che c'è un'indagine aperta su sindaco e presidente perché l'aria è respirabile di Palermo, ci sono, diciamo, presidente della regione, perché insomma c'è un problema grosso che riguarda l'aria che respiriamo tutti i giorni, non è uno scherzo. E ci sono delle denunce in corso perché sono responsabili il sindaco di ogni città e il presidente, che non, il presidente della regione, che non, diciamo, non prende i provvedimenti giusti contro chi non è attento alla salute dei cittadini. Questo insieme alle altre. Ci vuole un bando pure per l'aria. Ci vuole pure un bando per respirare l'aria. Va bene, Vincenzo, io penso che questa chiacchierata è iniziata un po' così, un po' arrabbiati, perché lo siamo in effetti molto, siamo arrabbiati con questo, siamo arrabbiati col sistema, perché è un tempo
dico, non voglio dire che non c'è più mafia, non c'è più delinquenza. Un tempo comunque la mafia era quella che faceva paura alle imprese, oggi la mafia continua a fare paura alle imprese, certo, ma c'è un altro tipo di mafia, che è quella del menefreghismo, che è quella del... la mafia della che non arrivano le risposte al momento giusto. È la mafia dei colletti bianchi, è una mafia che tu ti ritrovi, io ho già detto che la mafia, ho già detto pubblicamente che la mafia è la burocrazia e le banche. Le banche oggi ti strozzano come la mafia, la burocrazia è uguale a quello per cui a un certo punto quando arrivi negli uffici, Francesco, diventi un fastidio. Io sono stato lì il 14 agosto, sono stato lì il 23 dicembre, diversi giorni, tutto l'anno, per curare i nostri interessi, gli interessi di chi ci ha creduto. Oggi la mafia sta anche in questi corridoi, perché non ti fanno lavorare. Questa è la mafia, Francesco. Bene. Grazie Vincenzo, io grazie in questi ultimi giorni anche attraverso i social network, insomma, forse avrai anche seguito, spesso scrivo e dico che ai nostri amministratori, ai nostri assessori, a chi gestisce insomma, un dipartimento, un assessorato, un ente pubblico, che insomma non vi è stato dato un giocattolino nelle mani ad uso proprio. O personale. Uso proprio, personale. Non è un giocattolino, è un bene di tutti, è un settore, un dipartimento, un assessorato che deve dare risposta a noi cittadini, a noi imprenditori, a tutti quanti. Quindi fateci la cortesia di non fare più di queste stronzate, diciamocelo pure. Assolutamente sì, e aggiungo, e noi siamo sempre disponibili come uomini e come imprenditori comunque a dare una mano all'amministrazione. Io l'ultima volta sono stato al Comune di Palermo, all'assessorato alla cultura, ho detto noi siamo disposti a darvi una mano, diteci dov'è il problema e perché le pratiche non vanno avanti e noi imprenditori vi diamo una mano. Non potete non darci comunicazione o farci arrivare queste comunicazioni quando siamo tutti falliti, perdenti e rovinati, perché se siamo rovinati un po' la colpa è anche nostra. Grazie Vincenzo. Grazie Alla prossima. Francesco. Non demordere mai, no. Continua. Poi se vuoi all'estero ci andiamo insieme. Se trovi qualche bravo avvocato che ci possa seguire all'estero per aprire un'azienda fuori dalla Sicilia, dico io sono con te. Ci stiamo già lavorando. Ci stiamo lavorando, è perché il futuro è lì.